Da quanto tempo non dicevo più questa frase? Mamma mia, quanto tempo è passato! È stato un anno fa che ho caricato il mio ultimo video, più di un anno fa che ho caricato il mio ultimo video su Battlefield. E finalmente sono qui a dire questa frase. Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video. Indovinate un po'? Su Battlefield 4. Ebbene sì, dovete sapere che ultimamente nella mia vita ci sono stati diversi cambiamenti. Il più grande di questi è stato il fatto che mi sono trasferito da Italia, vicino a Milano, dove abitavo prima, a Monaco, in Germania. Il motivo semplicemente è università. Ho iniziato a studiare, o per meglio dire, devo iniziare a studiare fra una settimana esattamente. Quindi diciamo che è stato un anno nel quale ho preso tante decisioni, ho fatto la mia maturità e sfortunatamente, come sapete, sono stato trascinato via da quel gioco che amavo tanto, che era Battlefield, da League of Legends. Ma poi è capitato che ovviamente mi trovassi su un gioco, cioè LOL, nel quale io non fossi tanto forte. In effetti, diciamo che sulle leghe che esistono, che sono bronzo, silver, gold, platino, diamond e poi master e challenger, io sono soltanto in silver, cosa abbastanza normale considerando che i giocatori che sono in diamond spesso giocano già da 3 anni così, e io invece gioco da un anno e mezzo, quindi non è niente di diciamo fuori dal mondo. Però l'idea di aver abbandonato un gioco come Battlefield, nel quale diciamo che mi si potrebbe considerare l'equivalente di un Diamond alto per andare in un gioco ed essere l'equivalente di un Silver medio, non è proprio un'idea che mi andava a genio, almeno mi è andata a genio per un po', ma poi ho notato che a migliorare facevo tanta fatica e che il gioco in sé non mi divertisse quanto mi divertivo una volta. Il motivo è che ovviamente ci sono dei corsi preuniversitari che sto frequentando. Quando torno a casa ci si può anche aspettare che io sia piuttosto stanco. E sommando tutte queste cose al fatto che torno a casa e mi ritrovo a giocare partite ranked, che quindi sono più importanti delle partite normali, semplicemente perché tutti i miei amici ultimamente stanno giocando in ranked. E per di più non poter giocare più di una partita di fila per un problema che ho con internet, con il mio PC momentaneamente nell'appartamento in cui vivo, diciamo che queste cose hanno portato a non farmi più piacere League of Legends come mi piaceva una volta, quando invece di giocare con un solo amico in una partita, che quando perdo mi incazzo anche perché sono partite importanti ed è proprio quello il motivo per il quale non riesco a uscire dal silver. Mentre una volta diciamo che su League of Legends era più una cosa tipo eravamo in 5, tutta una squadra insieme e si giocava per divertirsi, non me ne fregava niente se vincevo o se perdevo. Queste cose sono un po' cambiate e diciamo che torno a casa dall'università, sono stressato, sono stanco, mi metto a giocare una partita che non fa altro che peggiorare la situazione, perché mi ritrovo in una partita che davvero pesa sui miei nervi. Sommando tutte queste varie cose, ho raggiunto un certo punto nel quale ho pensato che sì, League of Legends è un bellissimo gioco, lo consiglio a chiunque, ma in League of Legends o ci si immerge completamente o è meglio tenersi alla larga. Non che in Battlefield non ci si debba immergere, ovviamente, però la differenza è che io su Battlefield ho anni e anni di esperienza, e comunque vengo già da altri giochi simili, comunque, come Call of Duty, che anche se nel loro profondo sono molto diversi, si strutturano sempre sulla base dell'FPS. Quindi questo cambiamento non sono riuscito a diciamo, essere più forte di questo cambiamento, quindi adesso sono tornato su Battlefield e ho per voi una novità. Eh già, per la prima volta vedrete la mia faccia su YouTube. È un onore, ragazzi. Non
Posso presentarmi ufficialmente? Io sono Dark. E bene, sì, tornando a giocare a Battlefield, un gioco dove comunque posso produrre del gameplay di una qualità piuttosto elevata in confronto a quello che riuscivo a produrre su LoL, mi è anche tornata questa incredibile voglia di far video per voi. Quindi aspettatevi i video prossimamente. Questo magari ora con Battlefield questo video non ha molto a che fare, però penso che sia un ottimo aggiornamento e un ottimo modo per avvicinarvi un po' a quello che è la mia vita, soprattutto in questo frangente di tempo un pochettino, diciamo, scombussolato. In ogni caso, spero che questo video non vi abbia annoiato, spero che questo video vi abbia aperto le orecchie e gli occhi, in modo che noterete quando pubblicherò un video. Ovviamente, se non siete iscritti, vi invito ad andare a vedere i video che ultimamente sono soltanto stati dei montage, ma ho già pubblicato tanti video di Battlefield riguardanti Battlefield. Vi invito ad andarli a vedere. Vi invito di lasciare mi piace a questo video se volete supportare questa, diciamo, rinascita del canale. E ovviamente commentate qui sotto. Non so, magari datemi il bentornato. Non so, poi quello si vedrà. In ogni caso, ragazzi, vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao.